Posso fare un discorso intelligente anche se proviamo, questa cosa mi costa una fatica e credo anche di non riuscire. Diciamo che Salvini non ha sempre ragione, ma Di Maio invece ha sempre torto, questo lo devo dire con molta forza. Di questo dobbiamo renderci conto, altrimenti così ci affidiamo alla signora Pinotti, per l'amor di Dio, cioè, però se invece di stare al Ministero della Difesa aprisse una boutique sarebbe meglio. Ma riguarda anche il Partito Democratico che, essendo sulla stessa linea, non fa che perdere consistenza e ormai più che un partito è una camera ardente il PD. Come ha detto Eurostat in audizione al Senato, non sotto casa al bar di Feltri, ci sono tutti gli osservatori terzi che dimostrano che non c'è assolutamente debiti, perché sono sedi istituzionali, quindi fonti... Ma Buzzi, lo dovevamo controllare noi giornalisti o il sindaco, l'amministrazione? Ma questo, non sto dicendo questo. L'ho assunto Alemanno. Ma io non l'ho assunto nessuno, ma le sta dicendo Feltri, su. Ma perché te lo tenevi fra i coglioni questo qui? Perché te lo tenevi lì se sapevi che era un mascalzone? Abbi pazienza. Bisogna stare attenti a parlare di extracomunitari perché ci metti 2 minuti a passare per razzista. Io sono razzista. Come razzista? Xenofobo? No. Omofobo? Come? E poi sono anche idrofobo. Scusami, chi è quel cretino che vuole votare a luglio senza una legge elettorale decente? Quindi è una butada quella, una minaccia. Però mi corre l'obbligo di ricordarti che ha avuto il 32% dei voti in questo paese, questo è molto importante. Sì, certo, anche Hitler ebbe tanti voti. Guardiamolo un secondo, poi Vittorio commenta, poi arrivo a Mollicone e Roccone e vedo con piacere che è arrivato anche Luigi De Magistris. Video di Porro. Non si vede un cazzo. Tra l'altro la sinistra che naturalmente ha invidia anche per chi ha 20.000 euro in banca, figurati tu per Berlusconi. E Berlusconi è un grande, io lo ricorderò sempre, ma il motivo principale, e lo ripeto, perché mi ha fatto diventare ricco, cosa che non è mica sgradevole. Quando sento parlare Di Maio, francamente devo prendere un digestivo. Io Di Maio no. Cioè Di Maio mi diverte moltissimo quando sbaglia i verbi, quando dice che la Russia è un paese mediterraneo. Queste cose mi divertono molto, ma fanno capire che c'è stata una dequalificazione della politica. Ma devo dire la verità, non ho capito niente di questa polemica. D'altra parte io devo confessare che non mi intendo di acqua, preferisco il vino e non ho mai messo nella mia vita il piede nel mare, che solo a guardarlo mi fa paura. Quindi... Questo è il titolo, diciamo, uno di quelli che ha fatto più scandalo, che è il fatturato e il PIL, ma aumentano i gay. Titolo fattuale. Sono qui da vedere, io ho l'età del dattero, no? Ma sono qua ancora a rompere i coglioni. La libertà di abortire è una libertà sacrosanta delle donne, se poi le donne vengono costrette all'aborto... Chi ha detto? Io non ho detto il contrario. Io registro la realtà, 6 milioni di aborti provocano le cule vuote. A me non me ne frega niente, io ho fatti 4 di figli. Quindi, ma chi l'ha detto? Lo dici tu? Va bene, basta, finiamo. Lo dici tu, io non l'ho detto, piantala per favore. Tu entri in casa mia, non mi suoni il campanello, ma entri abusivamente e con la violenza in casa mia. Giustissimo. Devo poter sparare in fronte. E la legge te lo consente, se mi permetti, perché l'articolo 52... Tutti in galera. Per cui quando si parla di Renzi io provo non proprio dei conati di vomito, ma qualcosa di simile. Ah, pensionabili, io parlavo della... No, non voglio essere interrotto, per favore. Prego. Altrimenti non parlo, io vado a mangiare, che a me non importa niente. No, Se lei ha qualcosa da contestarmi lo fa alla fine, per gentilezza. No. Che esistono delle erezioni involontarie... E noi sappiamo che nei casi anche di abuso sessuale il corpo femminile, tanto quello maschile, reagisce. Posso anche aggiungere che anche a me è accaduto quando avevo 15 o 16 anni di andare a letto volentierissimo con una signora di 29, che per me allora 29 erano tanti, ma io il giorno dopo non l'ho denunciata, le ho mandato dei fiori con i pochi soldi che avevo in tasca. Anche gli italiani. Per favore, vorrei non essere interrotto.
vorrei non essere interrotto. Vorrei non essere interrotto, altrimenti io me ne vado via. Statene zitto, Parenzo. Chi parla dopo che ho parlato io? Perché in tutte le democrazie, quando sono tolleranti, troppo tolleranti, si tollera anche la stupidità, e questo è troppo, e allora bisogna intervenire anche dal punto di vista muscolare. Discutibili. Debba in qualche modo attenuare questo linguaggio, aprite le gabbie. Ma piantala di fare la stupida, dai, allora, piantala, no, no, piantala non possiamo... di rompere le scatole, su. Queste sono le opinioni di questo signore che io... sottosegretario. Non ho tanta voglia. Sì, perché me frega, se potrebbe essere anche Dio in terra, ma se dice delle scemenze, dice delle scemenze, accusate il giornale. Lei oltre a dire stupidaggini è anche maleducato, sì, perché sì, mi interrompe, per cui io non voglio parlare con un cafone, chiaro, io con i cafoni non parlo. Mette il razzismo, ma stiamo scherzando. Ma lei veramente sta bene, lei stasera ha abusato di alcol, mi sembra veramente assurdo. Invece qui mi sembra che anche tutti i giornali credano ai cretini, evidentemente cretini. Ma io non ce l'ho con la campagna, no, non ti faccio arrabbiare, cioè sto semplicemente dicendo che io in campagna, io, te e altri, ma perché dovremmo andare in campagna? Ma fare che cosa? I posteggiatori abusivi? Non credo che sia al vertice delle nostre ambizioni un'occupazione simile. D'altronde i vecchi muoiono lo stesso, anche senza il Covid. Io non ho mai visto un vecchio che non crepa. Prima o poi crepa. Certo, io da quando sono diventato vecchio ho molta antipatia per i giovani. Annunciare una querela, una denuncia non significa averla vinta, No, sono d'accordo, ma... Ma che mi frega di quello che fanno loro? Ma sicuramente siamo di fronte a degli imbecilli. Ma forse Renzi non sa che i vigili del fuoco è da mesi che cercano un incontro con il governo li hanno... Lo abbraccia con passione, direi sì, trasporto. Lo sta strozzando quasi, da un punto di vista metaforico, è quell'abbraccio mortale che gli stanno dando che fosse a Roma. Personalmente mi sono sempre chiesto quali fossero e quali siano le finalità delle sardine, delle acciughe. Quando è stato chiesto al capo Sardone, mi pare che non mi ricordo come si chiama. Mattia Santori, molto simpatico. Simpaticissimo al bar, sicuramente. A giudicare, peraltro, da quello che sta facendo anche la Chiesa, c'è da dire che a forza di praticare una politica totalmente scollata dalla gente, anche la Chiesa ha perso molto seguito. In pratica nelle cattedrali adesso ci sono più candele che fedeli. Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha voglia di abbattere l'orso. Cosa pensi del presidente Maurizio Fugatti? Che io abbatterei volentieri lui. Mi risponde uno che parla: ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Ma mi scasso un cazzo! Ma era un partito del 3%, ed se questo è l'obiettivo del Partito Democratico, fa benissimo a continuare a cavalcare i diritti civili di cui in questo momento non si sente neanche tanto il bisogno, perché ci sono. Se tu manifesti delle idee critiche nei confronti dell'Europa e dell'euro, vieni trattato in Italia come un idiota, un incolto. E siamo veramente in una situazione che sarebbe anche una simpatica barzelletta se non fosse la nostra realtà italiana. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential.